Ciao, qui Eli Prandi. Oggi salutiamo Massimo Bargiacchi, Franci Gamer e Giuseppe Olio. In attesa che ripartano le nuove collezioni insieme alla scuola e un sacco di cose brutte, siamo andati in edicola a prendere un paio di bustine di questa serie. Fondamentalmente quello che succede è che tutti gli editori stanno riproponendo i successi di poco tempo fa per scaldare l'ambiente, giusto prima che nascano le collezioni più nuove. Questi sono i Epic Animals Animali Selvaggi, che come ho detto non sono proprio freschi freschi, infatti leggiamo qua dietro che risalgono a gennaio-febbraio 2019. 3,50€ il prezzo di ogni bustina e vediamo qua una checklist con elefante, ippopotamo, panda. Sono sicuro che qualcosa di questa serie già ci sia capitato per le mani, la mia memoria storica però è un disastro, quindi se avete voglia sarete voi con i vostri commenti a ricordarmi che cosa abbiamo già trovato di questa serie. Allora, apriamo le due bustone. Al tatto io ho cercato di schiacciare un pochino, credo di aver trovato due giocattolini diversi fra di loro, ma lo scopriremo solamente aprendo le buste. Allora, apriamo qui, via la prima, così. Dunque, teniamo fuori prima il libricino, creiamo un pochino di suspense sull'animaletto contenuto. Vieni fuori, anche se si è già visto qualcosa e magari brillerà al buio. Wow, ok, allora. Qui in copertina c'è un bel leone. Credo che qua in mezzo troverò il leone bianco, ok, come Kimba. Kimba è il leone bianco, chi è vecchio sa di chi si tratti. Chi ha visto il Re Leone, beh, forse dovrebbe indagare un pochino su Kimba, perché hanno un sacco di cose in comune. Qui ci sono tante informazioni su questi bellissimi, splendidi animali, ma nella checklist secondo me scopriremo che il leone bianco brilla al buio. Dove? Eccolo qui, il leone bianco si illumina al buio, quindi vediamolo bene e tra poco lo collauderemo. Eccolo qui, dunque molto molto morbido, si allunga anche abbastanza, questa è la sua codina fosforescente e questo è il suo volto. C'è una qualche colatura della gomma, così sembrerà Scar, parlando sempre del Re Leone. E dentro tutte queste palline bianche. Perfetto, credo che brillerà molto bene. Ma si regge in piedi molliccio com'è? Vediamo un po'. Ah, non sembra che sia proprio... No, dai, cerca di... Ok, ce l'ha fatta più o meno. Allora, tu resta lì che tra poco ti collaudiamo. Seconda bustona, questo è bello ciccio. Potrebbe essere l'ippopotamo, che forse è quello che già trovammo mesi e mesi fa. Allora, no, mi sa che è un rinoceronte. Andiamo al centro, rinoceronte, perfetto, che credo sia rinoceronte africano, quello con due corna, se non sbaglio, mentre quello indiano ne ha uno solo. Potrei sbagliare, ma. Dunque, funzioni particolari nel rinoceronte non credo che ne troveremo, ma controlliamo la checklist. Dove sei finito? Qui, esattamente, niente di speciale per lui, quindi vediamo semplicemente come è fatto l'animale. Però non presenta male, non presenta male. Così ad una prima occhiata sembra abbastanza realistico, ben dettagliato. Soprattutto la pelle rende molto bene in questa gomma. È un animale enorme il rinoceronte, molto molto grande. E purtroppo preda di spietati e maledetti bracconieri. Allora, ecco qui. Le sue orecchie gli hanno dipinto un dettaglio scuro all'interno, le due corna bianche giustamente, e una sfumatura scura alla base delle zampe. Non è male come modellino, decisamente, caruccio, mettiamolo lì, perfetto, però lui non brilla, il leone invece sì, quindi mettiamolo subito alla prova. Allora, sappiamo tutti come funziona il test, adesso lo illumino per bene con la mia lucetta speciale, dobbiamo caricarlo meglio possibile. Ok, anche di qua, poi da questo lato, sulla pancia, magari gli piace anche se è grattato sulla pancia al leone, la coda. E adesso spegniamo tutte quante le lampade, a partire da quelle enormi che ho ai miei lati. Allora, via questa, dov'è l'interruttore? Qui, ok, poi via anche la seconda, è rimasta solo la lucetta speciale e via. Wow, brilla molto molto bene, bello, guardate come mi illumina la mano, bellissimo, forse un leone come questo ci spaventerebbe ancora più di un leone vero. Oh, wow,
brilla tantissimo, quindi beh, la prova è più che superata, bello. Bene, questo era il nostro nuovo assaggio di Epic Animals Animali Selvaggi di Diramix, che sono tornati in edicola nell'attesa di collezioni più nuove, quindi nel caso qualcuno di voi non fosse riuscito a completare la collezione all'inizio dell'anno, beh, è il momento buono per ritentare la fortuna, direi. Fateci sapere qual è stato il vostro preferito qui sotto, se qualcuno di voi si ricorda quali altri pupazzetti di questa serie eventualmente avessimo trovato noi in passato, la nostra memoria è pessima, potete cliccare su mi piace. Se il video vi è piaciuto, condividerlo, seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!